vedi, potete andare, per favore. Oh, devo essere presentabile. Mi dispiace che la pensiate così, ma questa volta sceglievo io e personalmente mi è piaciuta la mostra sulla lana vittoriana. Abbiamo passato del tempo insieme come una famiglia. E abbiamo imparato molto sulla lana. Ti sei divertita, mandorlina? Mi chiamo Judy. Andava finché non ti sei tuffata nel lago. È un laghetto vittoriano per farci il bagno, è a questo che serve. Ma non nuda. Oh, avevo dimenticato il costume. Jonathan, non metterti a saltare. Il 7% degli incidenti infantili comincia con un salto. Ma se diventerò un astronauta? Tu non diventerai un astronauta. Puoi diventare quello che vuoi, puccettino. Oh, straniero forestiero. Cosa? Fate finta di niente. C'è una specie di orsola. Vorrà venderci qualcosa. Buonasera. No, grazie. Oh, cielo. Starò sbagliando qualcosa. Ciao. Mary. Oh, salve. Sta piovendo a vagonate, non è così? Sì. Mamma! Spero di non apparirti curiosa, ma non dovresti essere a casa? Oh, certo, dovrai, ma non ho ancora escogitato il modo di trovarne una. Ma dove sono i tuoi genitori? Oh, sono morti quando ero piccolo. Ecco qua. Mi è rimasta solo mia zia. E dov'è? Nel misterioso Perù. Nella casa di riposo per orsi. Certo, come no. Come sei arrivato qui? Da clandestino, in una scialuppa. Figo. Ho mangiato marmellata. Sapevi che agli orsi piace la marmellata? Non sapevo neanche che parlassero. Oh beh, io sono un orso molto raro. Siamo rimasti in pochissimi. E ora che cosa farai? Beh, pensavo magari di dormire laggiù, in quel bidone. È così che si fa. È stato un piacere. Papà, vuoi che ti diamo una mano? Oh sì, per favore. Se per voi non è un disturbo. Certo che non lo è, vero caro? No, affatto.